altrimenti c'è un motivo in cui, un più per cui vengo con piacere, al di là di Pasquale, perché finalmente qui mi sento anche meno traditore, considerate insomma la storia del vostro sindaco che è passato così dal centro-sinistra al centro-destra, così la smetteranno di dire che sono io il traditore, anche se bisogna capire, in effetti hanno una visione, Michele Iori ha una visione molto particolare, le persone che non stanno con lui sono traditori, quelli invece che sono dall'altra parte e vanno con lui vengono folgorati sulla via di Damasco perché trovano così una realizzazione particolare. Ma c'è una piccola differenza tra me e il vostro sindaco, in effetti mi permetto di fare questa piccola precisazione anche per un fatto così di aggiornamento che credo sia importante. In effetti lui è passato col presidente Iorio perché non ha avuto il listino, io invece sono andato via da lui perché non ho voluto il listino, è una cosa leggermente diversa. Non solo non c'è stato listino che abbia potuto comprarmi, ma soprattutto io non mi sono nemmeno candidato, non c'era nessuna possibilità di offrire qualunque cosa a qualunque prezzo, perché credo che la dignità delle persone vada molto al di là. E noi abbiamo davvero, possiamo dire con grande orgoglio, abbiamo fatto una squadra straordinaria. Un esempio di questa grande volontà di stare insieme è data proprio dall'amico Galassi. Io lo voglio citare, perdonami, devo citarti perché era candidato con noi, candidato con noi, per un errore, purtroppo un errore materiale che è stato commesso nella fase di presentazione, non è stato purtroppo ammesso e quindi è stato escluso dalla lista. In quel momento, anziché recriminare, Antonio ha detto: io sono comunque il dodicesimo candidato, farò la campagna elettorale con voi perché è una questione ideale, ci tengo, ci credo e sto con voi. Grazie, è stato il messaggio più bello di questa campagna elettorale, che dimostra in pieno come noi siamo uniti da altri valori, noi siamo uniti da sentimenti che ci vedono comunque proiettati in una direzione diversa. Noi pensiamo a quello che dovrà essere il futuro di questo Molise, si sta parlando tanto di futuro di questo Molise, ma il futuro del Molise lo potremo costruire soltanto se davvero faremo cose serie, se davvero avremo comportamenti onesti. Ho sentito l'elenco dei vari nemici che sono dei vari comuni, per ogni comune c'è un problema, a Boiano la Solarita, a Termoli c'è il discorso del consuscherificio, non solo, c'è un discorso anche di un Termoli jet, di un super jet parcheggiato nella rada che è costato 8 milioni di euro, che sicuramente potevano essere utilizzati meglio. Allora, chi vuole darci lezioni di moralità deve pensarci bene, perché mi sembra davvero che non ci sia proprio nulla da insegnare. Gli esempi che sono stati dati non sono stati sicuramente degli esempi positivi, perché i denari che sono stati spesi in questa regione sono stati tanti, ma probabilmente non si è arrivati proprio a colpire l'obiettivo giusto, qualcosa si è sbagliato ed è lì che noi vogliamo riprendere, senza recriminazioni, perché ormai guardare indietro non serve, noi dobbiamo guardare in avanti con fiducia, dobbiamo ricostruire quel senso di solidarietà della gente, dobbiamo puntare sulle opere essenziali di questa regione. Si diceva l'autostrada del Molise, ma voi immaginate un amico di Codacchio andate a parlare dell'autostrada, ma si fa una risata, perché sono 10 anni che deve entrare e uscire dalle frane, dalle buche, cioè mi sembra davvero un'offesa alla dignità delle persone. Quei denari, quei tanti denari, e la maggior parte dovrebbero essere spesi in progettazione, possono essere utilizzati per rimettere in sicurezza le nostre strade, per ricreare la viabilità all'interno dei nostri borghi, nelle nostre contrade, per creare magari una viabilità anche alternativa, direi una viabilità che sicuramente non è degna quella attuale, ecco, di una regione che deve comunque aprirsi in qualche maniera anche alle altre regioni per creare occasioni diverse a livello di turismo, a livello di economia. Magari una strada ad alta velocità, cioè una superstrada, è più che sufficiente per la nostra dimensione. Immaginate un'autostrada, ma quanti caselli dovrebbe avere questa autostrada per consentire alle persone di attraversare il Molise? Il Molise da una parte all'altra, in linea tale, sono 100 km.